Roberto Tucci, fotografo Campobassano. Questa sera c'è stata alla Palazzo Ex Gil una straordinaria presentazione del tuo primo libro, che vediamo qui, si intitola Persone e personaggi. Sei riuscito a portare 300 persone in sala, come hai fatto? Allora, un miracolo, penso di essere un miracolato. Non ti nascondo, i primi momenti sono stati veramente difficili. Alle 6:25 la sala era semideserta e ho pensato che non ce la potevo fare. Ho pensato che esibirsi, perché in fondo io e Pippo Venditti, che ha presentato questa serata, ci siamo in fin dei conti esibiti nella presentazione del mio libro. Come ho fatto? C'è stato tanto impegno dei 5 anni di lavoro che ci sono voluti per realizzare questo libro. C'è stato l'impegno di una buona comunicazione e penso di essere stato bravo e di essere state brave le persone intorno a me ad aver trasmesso questo messaggio. Commentavamo proprio con Pippo, che è stato il coautore, diciamo, della partecipazione, della presentazione di questa sera. Sì. E commentavamo che tu sei riuscito proprio a portare tanta gente, ma tante persone differenti, non solo i personaggi, che erano tanti, ma anche persone che difficilmente si vedono in una sala conferenze. Sì, sì, sì. Ha rispecchiato effettivamente quello che è stato il libro, la trasversalità, così come il libro è trasversale, va dai personaggi della strada fino a quelli istituzionali, così anche stasera erano presenti e rispondevano all'appello con un'alzata di mano, come a scuola il sindaco Abramo Antonio Santella, il tassista Pasquale De Soccio, Pelé. È stata una vera festa trasversale, una vera festa dei miei personaggi. Ci sarà anche un episodio numero 2 per quanto ti riguarda? Allora, non penso, al momento non penso. Sto già lavorando al secondo libro, è comunque un libro sul territorio in cui mi trovo, quindi ti dico questo in maniera molto evasiva, così da non svelare, da non alzare troppe quinte, insomma. E ho già iniziato a lavorare al secondo libro, quindi speriamo bene. Senti, la foto delle foto era probabilmente l'ultima che hai fatto vedere, quella di Piero Ioffredi. Vogliamo ricordarlo un attimo, Piero? Sì, con Piero ho chiuso la serata. Forse emotivamente era la foto più d'impatto, e oltre ad essere un bello scatto, merito non solo mio ma anche di Piero, che ha saputo rendere in una risata fragorosa la sua essenza. Allora, in bocca al lupo per le tue prossime iniziative. Crepi il lupo e grazie.